Il leone era un ingenuo. Fece quello che gli aveva detto lo sciacallo e espose coscienziosamente le zampe al sole, badando bene di cambiare ogni tanto la posizione. Ora il sole era proprio a picco. In questo modo la pelle non ci mise molto a seccarsi, diventando più dura del legno. Dapprima il leone provò un po' di fastidio, poi dolore. Un dolore tanto più vivo, tanto più forte, quanto più le stringhe del cuoio gli penetravano nelle carni. Cercò di liberarsi, ma non ci riuscì. In uno sforzo supremo tentò di sollevarsi e rotolò in un precipizio. Se non morì, fu un vero miracolo. Incapace di muoversi, più dolorante che mai, impotente, inerme come un agnello, il vecchio leone, umiliato, gemeva, maledicendo dal fondo del precipizio lo sciacallo che lo aveva tradito. Quando ecco che uno stormo di pernici passò per caso sopra la sua testa, facendo frullare rumorosamente le belle ali. «Che hai, nostro re? Ti è capitata una sventura?» chiesero le pernici dall'alto del cielo. E il re raccontò la sua triste avventura. «Beh, se ci prometti solennemente di non mangiarci», risposero le pernici, «noi ti liberiamo». «Lo giuro», risponde il leone. Allora le pernici trotterellarono fino alla fonte lì vicino per raccogliere nel becco l'acqua necessaria ad ammorbidire moccassini di cuoio. Ma il loro becco ne conteneva così poca che dovettero fare tantissimi viaggi. Ma il leone non si lamentò, e neanche loro si lamentarono, tutt'altro, erano molto addolorate per la sorte del leone. Alla fine i lacci si ammorbidirono, le pernici poterono scioglierli senza difficoltà e sfilarono i moccassini che torturavano le zampe del loro re. Ebbero anche la buona idea di bagnare le zampe del leone e così alleviarono un po' il suo dolore e poté alzarsi. Quando lo videro in piedi, ancora maestoso a dispetto dell'età, le pernici si sentirono largamente ricompensate dalla pena che si erano date. «Che Dio vi benedica e vi dia il prestigio e la maestà del leone, voi che a ragione venite chiamate le belle del paese», disse il leone con la sua voce profonda. Le pernici presero il volo e da allora il loro frullo imita il ruggito del leone. Poco tempo dopo arriva lo sciacallo. Impaziente di impadronirsi della preda, che questa volta era proprio regale. Vede il leone nella scarpata, pensa sia morto, Scende verso di lui e dice: «Come ti senti, o re degli animali? A giudicare da quello che vedo, le tue gambe ti hanno portato davvero lontano. Devi proprio aver ritrovato l'agilità della tua giovinezza?» Il leone si guardò bene dal rispondere e fece il morto. Lo sciacallo allora si avvicinò fino a sfiorarlo. E a questo punto il leone allungò la sua zampa possente e afferrò lo sciacallo per la coda. Ma il furbo animale si dibatté così bene che riuscì a scappare, lasciando solo la coda nella zampa del leone. «Sarò facilmente in grado di riconoscerti, sciacallo, poiché tengo la tua coda nella mia zampa», disse con calma il leone. Ma lo sciacallo era un furbo, E allora pensò, e corse come un fulmine a radunare 100 sciacalli. E disse loro gioiosamente: «Ah, fratelli, conosco un fico coperto di fichi maturi e fichi grossi come zucche, e chi vuole rimpinzarsene, mi segua». Gli sciacalli, incuriositi, corsero più veloci di lui e salirono sull'albero di fichi. E mentre loro si arrampicavano da un ramo all'altro, lui, con una corda, legò
tutte e 100 le code all'albero. Poi si allontanò e si mise a gridare: «Ehi, fratelli, si salvi chi può, il proprietario dell'albero sta arrivando!» Gli sciacalli cercarono di fuggire gettandosi giù dall'albero, presi dal panico, tirarono con tutte le loro forze e finirono per scappare, lasciando 100 code attaccate all'albero. E fu così che il leone si vide improvvisamente circondato da una moltitudine di sciacalli, tutti senza coda. Ci voleva una bella abilità per riconoscere in questo caso il suo nemico. Il leone, imbarazzato, andò a trovare il vecchio saggio e gli raccontò il tiro birbone che gli era stato giocato dallo sciacallo. Non ti disperare, gli disse il vecchio saggio, perché abbiamo già in pugno il tuo nemico. Fai così: prendi un animale bello grasso, uccidilo e abbandonalo in un campo in cui di solito passano gli sciacalli. Nasconditi e stai a guardare. Li vedrai venire uno dopo l'altro per mangiarselo. Uno solo di loro si avvicinerà con una certa inquietudine, come se fiutasse una trappola. Mi raccomando, non lo mancare, perché è lui quello che ha voluto la tua morte. Il leone ringraziò il vecchio saggio e si mise immediatamente in cerca della mucca più grassa. La uccise, la fece a pezzi e l'abbandonò ai piedi di un ulivo. E poi si nascose dietro un albero ad aspettare. Uno, due, tre sciacalli si avvicinarono all'animale morto con tutta naturalezza. Ma all'improvviso il leone ne notò uno che si faceva avanti con grande circospezione. Guardava a destra e a sinistra, come se temesse di essere preso. Il leone fece un balzo e con la sua zampa possente afferrò l'avversario. «Finalmente ti tengo», gli disse, e ne fece un sol boccone. Il mio racconto è come un ruscello, l'ho raccontato a dei signori. Thank you.
Nella prossima fiaba, che è l'ultima che vi raccontiamo, riconoscerete una fiaba forse la più famosa nostra, un pezzettino di Cappuccetto Rosso. E poi un pezzettino di un'altra fiaba, che non so se voi conoscete, che è quella del lupo e i sette capretti. Sapete, del lupo che vuol mangiarsi i capretti rimasti da soli. È come se ci fosse un po' di questo, un po' di quello e un po' di qualcosa che nelle nostre fiabe non c'è. Tanti sapori mescolati insieme come nel couscous basin. Che il mio racconto sia bello e si dipani come un lungo filo. Si racconta che nei tempi antichi vi era un povero vecchio che si ostinava a vivere e ad aspettare la morte tutto solo nella sua casetta. Abitava fuori dal villaggio e non entrava né usciva mai perché era paralizzato e gli avevano trascinato il letto vicino alla porta e questa porta aveva un paletto che si tirava con un cordino per essere aperta. Ora, questo vecchio aveva una nipotina, poco più di una bimbetta. Tutti i giorni gli portava il pranzo e la cena e si chiamava Aisha. Aisha veniva dalla parte opposta del villaggio, mandata dai suoi genitori che non potevano prendersi cura di persona del vecchio. Aisha portava una focaccia e un piatto di couscous e canticchiava appena arrivata. Aprimi la porta, padre mio Inuba, padre mio Inuba. E il nonno rispondeva: fai risuonare i tuoi braccialettini, Aisha, figlia mia. Aisha faceva tintinnare uno contro l'altro i braccialetti e il vecchio tirava il cordino e apriva la porta. Aisha entrava, scopava la casetta, rifaceva il letto, poi serviva al vecchio il suo pasto e gli versava da bere. Dopo essersi lungamente intrattenuta accanto a lui, ebbene, faceva ritorno a casa, lasciandolo tranquillo e sul punto di addormentarsi. Il nonno era molto contento quando la vedeva arrivare. L'orco vide la bambina, la seguì di nascosto fino alla casetta e l'udì canticchiare: aprimi la porta, padre mio Inuba, padre mio Inuba. E udì il vecchio che rispondeva: fai risuonare i tuoi braccialettini, Aisha, figlia mia. L'orco disse fra sé: ho capito, torno domani e ripeto le parole della ragazzina, lui mi aprirà e io lo mangerò. L'indomani, poco prima che arrivasse la bambina, l'orco si presentò davanti alla casetta e disse con la sua voce profonda: aprimi la porta, padre mio Inuba, padre mio Inuba. Ma vattene via, maledetto, gli rispose il vecchio, credi che non ti riconosca? L'orco se ne andò e poi tornò e diverse volte tornò, ma ogni volta il vecchio lo riconosceva e indovinava chi fosse. Alla fine allora l'orco se ne andò a trovare lo stregone e gli disse: senti un po', stregone, c'è un vecchio immobilizzato che abita fuori del villaggio, non vuole aprirmi perché la mia voce profonda mi tradisce. Dimmi il modo per avere una voce fine e chiara come quella della sua nipotina. Lo stregone rispose: va, cospargiti la gola di miele e stenditi a terra al sole con la bocca spalancata. Entreranno le formiche e ti raschieranno la gola, ma un giorno non basterà per farti schiarire la voce, dovrai farlo più volte.
E l'orco fece quello che gli aveva raccomandato lo stregone. Comprò del miele, se ne riempì la gola e andò a stendersi al sole con la bocca aperta. Un esercito di formiche entrò nella sua gola. Due giorni dopo, l'orco si recò alla casetta e disse: «Aprimi la porta, padre mio, Ma la voce non era ancora pronta e così il vecchietto lo riconobbe ancora. «Vattene via, maledetto!» gli gridò. «Lo so bene chi sei!» L'orco se ne tornò a casa. Mangiò ancora miele e ancora miele. Si distese per lunghe ore al sole con la bocca aperta a far entrare le formiche. Lasciò andare e venire per la sua gola legioni di formiche. Il quarto giorno, la sua voce era fine e chiara come quella di Aisha. L'orco se ne andò dal vecchio e cantilenò davanti alla sua casetta. Aprimi la porta, padre mio Inuba, padre mio Inuba. Fai risuonare i tuoi braccialettini, Aisha, figlia mia. L'orco si era munito di una catenella, la fece tintinnare e la porta si aprì. Allora l'orco entrò e divorò il povero vecchio. Dopodiché indossò i suoi abiti, prese il suo posto e aspettò la bambina per divorare anche lei. Aisha arrivò. Ma appena arrivata davanti alla casetta, notò del sangue che colava sotto la porta. Pensò, che cosa sarà successo al nonno? Sprangò la porta dall'esterno. E cantilenò, aprimi la porta, padre mio Inuba, padre mio Inuba. E l'orco rispose, fai risuonare i tuoi braccialettini, Aisha, figlia mia. Aisha si rese conto che quella non era la voce del suo nonno. Posò sul sentiero la focaccia e il piatto di couscous che aveva portato e corse al villaggio a dare l'allarme ai suoi genitori. L'orco ha mangiato il nonno! Annunciò loro. Io ho sprangato la porta! Ripete loro. E adesso che facciamo? Padre fece annunciare la notizia sulla pubblica piazza. Ogni famiglia portò una fascina di legna. Da ogni parte accorsero degli uomini per portare queste fascine fino alla casetta e appiccarono il fuoco. L'orco cercò di fuggire, ma senza speranza. Fece forza con tutto il suo peso sulla porta, che però resistette. E fu così che bruciò. L'anno seguente, nello stesso luogo in cui l'orco bruciò, spuntò una quercia. La chiamarono la quercia dell'orco e da allora la si mostra ai passanti. Il mio racconto è come un ruscello, l'ho raccontato a dei signori.
Grazie. Massimo Ottoni e Cristian Ravaglioli. Grazie. Vi ringraziamo per il vostro ascolto e ringraziamo Dedica per darci sempre l'occasione di scoprire nuove parti del mondo. Arrivederci a tutti.